6 come l'ultimo quarto d'ora della partita dell'Italia. Bene. E prima di presentare gli ospiti, devo dire passo la palla a Zazza, cioè al sindaco di Pescara. Buonasera a tutti, benvenuti nella sala consiliare. Oggi è un'occasione in cui, dopo la gioia per l'Italia, possiamo fare una riflessione su un tema, quello della sicurezza, che mi sembra assolutamente centrale nel dibattito pubblico. La sicurezza e la sua percezione della sicurezza, le strumentalizzazioni che ci sono attorno alla percezione della sicurezza, attorno a questo senso di paura che sempre viene alimentato. Poi ci sono le attività che fanno le pubbliche amministrazioni, che fanno Stato a livello di tutela del territorio. Oggi questo comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa insieme ad altri pezzi delle istituzioni, insieme alla Capitaneria di Porto, insieme alla Croce Rossa, insieme alla Camera di Commercio, che era un protocollo che si chiama Estati Sicura, per fare in modo che la più grande piazza lineare della nostra città, cioè la Riviera, possa essere controllata nel suo marciapiede e nel suo arenile. E poi però voglio appunto chiudere proprio su questo senso dell'insicurezza, perché davvero è una questione centrale. I numeri anche in questa città, anche in questa provincia, evidenziano un trend chiarissimo, quello della diminuzione dei reati, eppure aumenta questo senso di insicurezza, di paura. Io penso che noi dobbiamo evitare drammatizzazioni, dobbiamo stare attenti anche a certi percorsi che si innestano e si innescano per il tramite dei social network, per cui si moltiplicano immagini diciamo, di crimini presunti o efferati, commessi o non commessi, che alimentano questo clima. Noi viviamo in un'era che non è più pericolosa di altre, tutt'altro, e quindi dobbiamo in qualche modo recuperare questo senso della, diciamo, della percezione della sicurezza stessa. Credo che oggi pomeriggio abbiamo dei relatori eccellenti, quindi siamo con le orecchie ben aperte per sentire il loro punto di vista. Grazie e buon proseguimento di pomeriggio a tutti. Grazie signore. Quando parlo di percezione della insicurezza, io dico che questa è legata principalmente al modo con cui viene rappresentata la rappresentazione, quindi noi che lavoriamo nei giornali abbiamo un ruolo importante. Quando, per intenderci, esasperiamo, criminalizziamo alcuni eventi, creiamo anche percezione di insicurezza, ma ancora di più sono i social. Riflettevo tempo fa con amici carabinieri, quando sui social vengono postate le immagini di un furto subito, è successo ultimamente proprio questo ottobre, altri non si fa altro che rendere un vantaggio al malvivente, perché se viene ripreso con una particolare felpa che è un indizio, la butta. Allora questa sera qui a noi abbiamo degli ospiti, dei relatori che sono addetti ai lavori, che ci possono, ognuno nel loro ruolo, ci può riportare nel giusto ambito, dove la sicurezza, la percezione della sicurezza intesa come fatto soggettivo e oggettivo, si incontrano tra di loro. E allora noi abbiamo stasera qui un generale dei carabinieri, un generale di divisione, che è Luigi Robusto, che è abruzzese e che gli altri. E Abruzzo, che è passato per Modena, per la regione dei carabinieri della Sardegna, ha lavorato 2 anni a Chieti al CNA, quindi alla caserma Repeggiare, e adesso ha un ruolo particolarissimo perché comanda il comando dei carabinieri, Ministero Affari Esteri, ha un acronimo che è MAE, che ha tra i compiti anche la prevenzione e la repressione per quanto riguarda, concerne le leggi sull'immigrazione. Mi sbaglio? Quindi è un tema molto molto attuale. Abbiamo poi un generale di brigata che comanda la Guardia di Finanza in Abruzzo,
che Flavio Aniello. E qui a rappresentare la finanza, ma anche un altro abruzzese, che è il generale Toschi. Io dovrei dire di chiedere, non dico abruzzese, e c'è una sicurezza economica, vero generale, di cui possiamo parlare. E poi alla mia sinistra ho Luigi Savina. Mi è difficile dargli un... perché non so, perché tanti anni fa quando ho cominciato a lavorare a Pescara ho incontrato Luigi qua, che era un eccezionale investigatore. Poi l'ho incontrato alla questura di Milano e ho scoperto che da investigatore è diventato un sociologo, ha una capacità eccezionale di studiare ciò che accade intorno a lui, in una zona, cioè non con l'occhio dell'investigatore, del sociologo, e questo gli ha permesso di fare qualcosa che non è diventata notizia, solo perché non è accaduto niente. Durante l'Expo c'erano i black bloc, ma l'Italia non se ne accorge. È vero? Ultimo, ma non tale, è il sottosegretario Marco Minniti. La cui esperienza politica nasce intorno ai primi anni 90, 1994, con una laurea in filosofia, però una esperienza politica istituzionale e non ha soluzioni continuitarie. E adesso ricopre un ruolo importantissimo perché ha una delega molto molto delicata, che è quella ai servizi segreti. Sarà interessante, almeno da parte mia, fargli una domanda. Noi disconosciamo, perché viviamo nella provincia, ancora in, per nostra fortuna Isola Felice, disconosciamo le nuove tecniche con cui il terrorismo coopta adepti che viaggiano su internet in maniera impressionante. Ci sono delle esche con cui ti prendono e ti portano dentro. E il lavoro dei servizi segreti adesso si è spostato, visto, ho potuto ascoltare un esperto abruzzese che è il professor Antonio Tempi, si è spostato moltissimo su internet. Quindi direi di cominciare questa serata dando la parola a ciascuno degli ospiti. Partirei con il generale Robusto. Non vorrei andare a tema, andiamo quasi a soggetto, a braccio. E generale, le volevo chiedere una cosa, ci può spiegare qual è il compito di questo acronimo MAE che lei dirige e che ci dà probabilmente più sicurezza mentre noi viviamo? Io saluto tutti e ringrazio innanzitutto il Presidente della Regione che mi ha invitato e venuto fino anche nell'ufficio a porgere questo invito. Non lo conoscevo da buon abruzzese, come non conoscevo questo palazzo, non conoscevo questa città con questo abito che indosso. È la prima volta che io mi porgo al cospetto della dimensione che mi ha originato l'Abruzzo con questo abito, ancorché sia stato a Chieti per dirigere in una parentesi molto particolare della mia vita un centro amministrativo. La mia esperienza, parlo prima di essa, proviene essenzialmente da reparti territoriali in circa 17 sedi del territorio italiano. Oggi mi trovo all'estero, nel senso che vivo all'interno di questa struttura denominata MAE, MAECI, Ministero Affari Esteri della Cooperazione Internazionale. Non mi interesso tanto di immigrazione, non è questo il mio compito e quindi lo spiego, ma curo il rapporto che l'ARMA ha con 127 sedi diplomatiche di tutto il mondo, in tutto il mondo. L'ARMA dei Carabinieri è presente anche all'estero, all'interno di queste sedi diplomatiche, con 1, 2, 3, 20, come a Baghdad, come a Kabul, come a Nassiriya,
pazzeria, come in tanti altri contesti del mondo dove ci sono state particolari situazioni critiche, è presente con delle sue unità, unità che provengono dalle parti dell'arma territoriale, che le stazioni in tutta Italia, ad esempio, prestano per queste esigenze a queste piccole stazioni distribuite su tutto il territorio mondiale, ovvero reparti speciali della seconda brigata mobile, che sono quelli come in Tuscania, quindi i paracadutisti, oppure i battaglioni del 7° e 13° di Live e Sequenizia, che hanno una particolare, un particolare addestramento e sono lì per assolvere compiti di vigilanza, protezione e scorta ai nostri diplomatici. È un lavoro non facile, specie in certe realtà di confine, ma che risente moltissimo, ovviamente, del vissuto che c'è stato in patria. Possiamo dire che questi nostri italiani carabinieri sono molto amati, molto rispettati, anche dalle popolazioni con le quali si interfacciano. E dal loro racconto si apprezza come la nostra Italia sia veramente bella e che i reati, e qui vengo, che ci sono a Napoli, reati predatori, sono inferiori a quelli che ci sono a Vienna o in altre realtà del mondo. Si apprezza come i furti, quindi o anche le rapine o gli omicidi che ci sono in altre dimensioni del territorio mondiale, siano di gran lunga superiori a quelli che ci sono nel territorio nazionale. Solo che da noi, e qui mi riallaccio a quello che diceva poco fa il sindaco di Pescara, c'è una percezione diversa, c'è una sensibilità diversa, c'è un modo di approcciarsi ad essi che a mio avviso è sinonimo di una cultura diversa che mano a mano nel tempo sta crescendo. Io penso che noi italiani dovremmo amarci di più per poter comprendere quanto sia bella la nostra Italia e non soltanto il giorno della partita di calcio come oggi, ma anche comunque sempre. Forse si dice che sa più il viandante che lo studente. Io non ho viaggiato per il mondo per andare a trovare questi carabinieri, se non in alcuni casi come al Cairo, dove dopo aver vissuto 3 anni e mezzo a Napoli, comandavo il reparto operativo, ero con l'attuale vice capo della polizia, Luigi Savina, pensavo di aver toccato il massimo della mia esperienza professionale in quanto a impossibilità, la città dell'impossibile, tutto ciò che altrove è impossibile, a Napoli è possibile che accada. Bene, vi dico, al Cairo io ho visto una Napoli moltiplicata per 10. Sono stato a Kabul, dove si vive blindati in una sede diplomatica e non si ha neanche la possibilità di fare mezzo passo. È chiaro, siamo in un momento particolare del nostro tempo, ma vivere in quelle favelas che ci sono fuori, una città completamente devastata, dove la criminalità non so in quante forme si possa esprimere, beh, dà un segnale particolare e noi italiani lì siamo diventati quasi maestri per le altre forze di polizia locali. Pensate che il ministro delle finanze afghano, durante un pranzo nell'ambasciata italiana, ha pronunciato questa frase: 10 anni fa, quando siete venuti, noi non credevamo in voi, non credevamo in quello che voi ci dicevate, avevamo dei seri dubbi circa la validità di certe tesi. Oggi, nel tempo, abbiamo imparato ad apprezzarvi, a conoscervi, a condividere la vostra filosofia. È arrivato il momento perché voi più che mai siate presenti al nostro fianco. Penso che un complimento più bello non si potesse fare. Certo, ha dei costi, dovremmo vivere questo rapporto con certe esperienze anche diversamente, con una visione un po' più ottimistica. Io penso che il momento migliore per poter fare questo sia quello di incidere sulle coscienze di ognuno di noi, perché non c'è migliore forma di prevenzione che quella che nasce da una coscienza comune,
che non fa sì, che fa sì che il problema non sia soltanto relegato in un ambito di polizia o attorno a questo tavolo, ma sia un problema di tutti. Il MAE fa questo anche all'estero, lo fa oramai da circa 40 anni in modo strutturato. Sono circa 500 uomini che muovono tra la sede Italia, Roma e l'estero. In questo momento all'estero ce ne sono 335 di uomini, e dal loro racconto nasce una conoscenza della vita che ci circonda nel mondo che ci fa sentire meno poveri di quanto non potrebbe essere. Io direi di fermo qui. Grazie, grazie. Grazie ai dati che ci forniscono ogni anno i carabinieri, e ci accorgiamo che il numero dei delitti tende a scendere. Quest'anno si assesta, se non sbaglio, a meno 7,7%, eppure la percezione dell'insicurezza aumenta. Osservando questi dati mi accorgo però che molti delitti si concentrano, pur essendo di meno nella somma nell'arco di un anno, si concentrano in un periodo, si concentrano in determinati periodi, e questo evidentemente in quel periodo da questo senso di insicurezza. Passo al generale la parola al generale della finanza, perché c'è una chiave di lettura dell'insicurezza o della sicurezza che è quella economica. Ritengo che la principale fonte di preoccupazione sia sì certamente la percezione della sicurezza o dell'insicurezza, ma adesso sia la crisi economica. Voi della finanza riuscite a lavorare a metà tra questi due concetti che si incontrano. Le posso chiedere il ruolo della finanza a proposito di questa? Prego. Innanzitutto un grazie sincero di cuore all'organizzazione dell'evento, al nostro presidente, al nostro governatore e persona particolarmente vicina alle forze di polizia. Mi permetto di ricordarlo in questa sede che è per il suo tramite che le forze di polizia sono riuscite ad ottenere un importante protocollo d'intesa per attuare un aspetto della sicurezza, una declinazione della sicurezza, la sicurezza dei trasporti. Anche quello è tra le tante cose che devono essere portate a termine un aspetto molto importante. Riuscendo a favorire questo protocollo, ha fatto in modo che sui mezzi di trasporto abruzzesi potessero viaggiare in certe condizioni anche gli appartenenti alle forze di polizia che normalmente restituiscono sicurezza. Lo dimostrano numerosi casi che si sono verificati fin da quando il protocollo è stato sottoscritto. Quindi un grazie particolare perché ci è particolarmente vicino quando parliamo di sicurezza. Il moderatore ha già messo in luce un aspetto della sicurezza, la sicurezza economica. Le forze di polizia agiscono in modo integrato, sinergico, sotto il coordinamento perfetto dei prefetti, dei signori prefetti nell'ambito del comitato provinciale della sicurezza pubblica, nell'ambito dell'attuazione di direttive che vengono emanate puntualmente dal Ministero dell'Interno. E tra le direttive del Ministero dell'Interno c'è stata anche quella di disciplinare esattamente cosa ogni forza di polizia deve assicurare con priorità e senza pericolo di sovrapposizione, perché questo è il bonus che deve essere superato. Alla Guardia di Finanza viene chiesto di attuare un controllo economico del territorio ed è, vi assicuro, un controllo che è difficile da vendere sul fronte della sicurezza partecipata. Oggi parliamo qui di sicurezza condivisa, parliamo di sicurezza venduta tramite gli organi di informazione, ma poi vi è un momento particolare dopo la partecipazione della percezione. È stato già annunciato. Ebbene, vi assicuro che tutti gli organi di polizia hanno questa difficoltà. Le forze di polizia a competenza generale si trovano di fronte a una popolazione che si sente insicura, nonostante che i risultati preventivi e repressivi siano ottimi. Si trovano di fronte alle pattuglie della Guardia di Finanza e si sentono vessati. Questo è il problema. Si traduce
il nostro intervento viene visto, come dire, infiltrare dietro come intervento di imposizione. Ed ecco quindi che ci sarà sempre qualcuno che dice: ve la prendete sempre con noi e perché non guardate altri fenomeni? Ed ecco quindi la difficoltà di avere la percezione della sicurezza economica. Vi assicuro che è un mestiere difficilissimo vendere mediaticamente questo aspetto. Lo possiamo fare e lo facciamo, delle volte anche con delle scelte un po' particolari, fiction televisive, che sono un po' aspetti un po' romanzati, ma pur sempre interessanti. Lo facciamo con gli organi di informazione, lo facciamo in questi tavoli, lo facciamo nelle sedi dei comitati provinciali e oltre che per la sicurezza pubblica. Detto questo, la nostra difficoltà concreta è quindi quella di approcciarci con la popolazione, che poi è quella popolazione che poi non disdegna quando chiama l'artigiano in casa per la riparazione della serrata alla domanda, ma preferisce pagare 100 euro con IVA o 80 euro senza IVA? Guardi che se paga 80 euro lei non versa IVA e io dichiaro qualcosa in meno, siamo tutti. Ecco che poi lì c'è il crack, il momento di coloro che magari protestano e poi sono i primi ad attuare questo, ma questo è un problema di coscienza civica. La cosa molto importante è oggi il convegno odierno lo declina in modo molto preciso: tutte le istituzioni locali concorrono al problema sicurezza in tutti i livelli, poi ovviamente tutto deve essere convogliato nei giusti tavoli. Oggi qui è presente il nostro prefetto della città di Pescara, sa benissimo, ne abbiamo più volte discusso, che gli enti locali possono essere promotori, farsi delle belle iniziative di coordinamento, ma poi tutto deve essere coordinato nel giusto modo. Detto questo, abbiamo bisogno degli enti locali, perché sono gli osservatori privilegiati. Alla Guardia di Finanza viene chiesto di agire secondo la loro inclinazione particolare. Siamo alla sede di Pescara, abbiamo l'esempio lampante, se il signor Sindaco lo consente, dell'area di Risulta, dove attraverso la sinergica azione di tutte le forze di polizia si è riusciti a restituire un'area invasa da un mercato dove gli illeciti avevano un peso specifico notevolissimo, e alla Guardia di Finanza è stato chiesto giustamente di ricostruire le filiere commerciali che portavano in quest'area ovviamente il materiale contraffatto e pericoloso. Ecco quindi che su input del sindaco abbiamo restituito alla città questo pezzo, diciamo, di arredo urbano che era necessario. E ovviamente alla Guardia di Finanza deve essere chiesto questa particolare azione. Ieri, e poi termino questo primo giro di interventi, il Pier Davide D'Amico, quindi attuale vicepresidente dell'associazione dei magistrati, nonché ovviamente magistrati di Cassazione, in un convegno a Milano ha proprio affermato: ogni forza di polizia ha la sua specificità, ma date alla Guardia di Finanza, riconoscete alla Guardia di Finanza la capacità che ha di andare a guardare ciò che è invisibile. Cioè, in buona sostanza, ci sono i reati immediatamente visibili ed è giusto che siano perseguiti dalle forze di polizia a competenza generale. Poi c'è un momento più di specializzazione, andare a vedere sotto alcuni comportamenti che cosa si scela, ed ecco che qui interviene con una specificità propria la Guardia di Finanza, che attua e valorizza appunto la sicurezza economica del territorio. Se ci sarà possibilità di un giro di tavolo con esempi concreti, potremo vedere qualcosa di questa sicurezza economica. Grazie. Grazie. Luigi Savita, Gino Savita. Mi sembra che tu hai, grazie alla tua esperienza, visione globale della criminalità in Italia, perché da Brusca a Lesbo, dalla Sicilia, da Palermo a Milano,
insomma, è visto in volto della criminalità. Ma adesso che il terrorismo internazionale non ha volto, come fa la polizia individuale, il famoso terrorista della porta accanto, che magari si nasconde in un paesino, che è accaduto qui in Abruzzo, a fare figlio con Petri, come è possibile accorgersi che quello non è una persona normale? Ok. Porgo il mio saluto a tutti quanti. Io ho lavorato qui a Pescara due volte, in due occasioni, per me con grande emozione che torno, ringrazio. Io dico, c'è cioè, innanzitutto un grande esperto a questo tavolo di terrorismo e quindi rispondo quasi con un attimo di timidezza, perché il sottosegretario Minniti è veramente un grossissimo esperto, e non lo dico per piacere, lo dico perché l'ho sentito più volte, perché ho letto i suoi articoli, ho studiato i suoi interventi, che sono interventi di natura assolutamente tecnica. Io dico, incrociando le dita, che in Italia, così come con la criminalità organizzata, il contrasto al terrorismo è di altissimo e di ottimo livello, perché abbiamo un sistema giudiziario, una procura nazionale antimafia, un coordinamento delle autorità giudiziarie, abbiamo degli investigatori di primo ordine, soprattutto perché noi sfruttiamo, a differenza di altri paesi, la prevenzione. Che significa la prevenzione? Significa che tutti quanti assieme, le forze di polizia, competenza generale, ma anche con l'appoggio della Guardia di Finanza, ma anche i servizi di intelligence, monitorano i siti. L'aderente, l'aspirante terrorista, quello che vuole fare un attentato, che desidera recarsi nel Daesh per partecipare, per unirsi all'ISIS, al progetto del Daesh, al progetto di ISIS, viaggia sui siti, c'è una nuova strada, una nuova città, la città è quella della rete, quella del web, allora monitorando quello, facendo attività di informazione, facendo prevenzione, ecco, in Italia in questi anni si è riusciti in attività investigativa a individuare tutta una serie di soggetti che sono andati, che sono partiti, che sono andati nelle terre dove c'è il terrorismo più feroce che abbiamo conosciuto in questi anni, ma altre persone che qui in Italia facevano sopralluoghi virtuali, per esempio qualche anno fa un aspirante terrorista alla comunità ebraica di Milano viaggiando attraverso il web, o sopralluoghi fisici in aziende, in punti di incontro per fare, per l'ipotesi era quella di fare attentati terroristici. Bene, questa grossa attività di prevenzione è sfociata o in un'attività in arresti, in un'attività dell'autorità giudiziaria, certo sono stati tantissimi, oppure in attività di individuazione, se si tratta di soggetti non italiani, di allontanamento, di respingimento al loro paese. Tutto questo insieme, tutto questo lavoro che viene sintetizzato da un ente che ha un acronimo particolare, che è quello di CASA, cioè il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, ogni giovedì, ma anche durante gli altri giorni a settimana, pronto a riunirsi, quindi ci si trova tutti quanti attorno a un tavolo, tutte le forze di polizia, ma anche la polizia penitenziaria, anche la polizia forestale, ma anche i servizi, quello che opera all'estero, quello di natura militare, e quello invece che opera in chiave di antiterrorismo in Italia, quindi l'AISE e l'ASE, ci si trova per valutare, ragionare ogni fenomeno. Ecco, questo è un vantaggio.
vantaggio competitivo fortissimo, perché, lo dico incrociando le dita, questo successo italiano che ci viene invidiato da altri stati ha fatto sì che fino adesso, grazie a Dio, in questo paese non abbiamo avuto né l'attentato alla metropolitana come è stato a Londra, né abbiamo avuto l'attentato il 13 novembre a Parigi, né abbiamo avuto gli attentati ai treni in Spagna e così via. È un sistema di efficienza. Siamo arrivati così tutti quanti assieme forse all'ordine perché? Perché in questo paese abbiamo avuto tutti quanti una grossa esperienza. L'esperienza è stata quella del terrorismo interno che ci ha elevato le nostre capacità di difesa, di prevenzione e di contrasto. Abbiamo avuto la criminalità organizzata dalla Sicilia a Lombardia, passando per la Campania, per la Calabria e per altre regioni, che come dire, ha strutturato fortemente le nostre forze dell'ordine. Ancora una volta la squadra dello Stato, come ama dire il nostro ministro dell'Interno, anche qui non dico per pagheria, lo dico per convinzione, sino adesso ha avuto successo. Passerei la parola a questo punto all'esperto di terrorismo. Prego io, prego il tuo nome. Ecco, perfetto. Passo subito la parola. Non fa benissimo. A proposito di terrorismo e di sicurezza, di percezione della sicurezza, eccetera, che cosa ci può dire? Come avviene questo controllo? Come possiamo sentirci più sicuri sapendo che dietro le quinte c'è chi lavora per farci sentire appunto più sicuri? Cosa fanno i nostri servizi adesso? Innanzitutto grazie per l'invito che mi è stato fatto, ringrazio molto il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, quale mi lega da tempo una cara amicizia, ringrazio tutti quanti voi presenti, il tavolo che è stato qui presentato è un tavolo di investigatori di prim'ordine che hanno già detto molto in riferimento alle questioni di cui noi stiamo parlando oggi. Insomma, confesso di non essere abruzzese. Dal punto di vista della testardaggine vengo da una realtà che forse è un pochino più testarda, diciamo, degli abruzzesi, insomma, che è la Calabria, no? È una bella lotta, diciamo, parliamoci con grande sincerità. E vedete, noi dobbiamo abbandonare i vecchi clichè. C'è tutto quello che era vero qualche anno fa, adesso non è più. Noi siamo di fronte ad una epoca di insicurezza globale. Questo è il grande tema. Insomma, basta guardare soltanto quello che avviene nel mondo. Noi siamo di fronte ad una situazione in cui c'è la giovane guardia giurata ad Orlando, in Florida, nella civilissima Florida, che a un certo punto entra in un locale per gay, ammazza 49 ragazze e ragazzi. Dopo qualche ora c'è un giovane a Parigi che ammazza due poliziotti. In un quadro in cui ognuno di questi ha un'ossessione drammatica, che è quella dell'apparire. Pensateci un attimo, insomma, il giovane che ha ammazzato da poco i due poliziotti francesi sta aspettando l'arrivo delle forze speciali francesi che lo neutralizzeranno fino al punto di ammazzarlo, e nel momento in cui sta aspettando, anziché pensare a come potersi proteggere e come darsi alla fuga, è impegnato a postare su questo la ricerca. E c'è una cosa sconvolgente di lui che dice: ho ammazzato due poliziotti, ho ammazzato
il papà e la mamma di questo bambino di 3 anni che ci ho dietro le spalle e non so cosa fare di questo bambino. Ci siamo di fronte a una cosa che è senza precedenti. E quindi nel momento in cui dobbiamo affrontare questo tipo di sfida, noi dobbiamo comprendere, lo dico innanzitutto a me, non voglio fare lezioni a nessuno, per carità di Dio, che quando noi parliamo della differenza che c'è tra sicurezza reale, i dati della sicurezza che sono quelli che voi avete detto e che sono inequivocamente verso il basso, noi siamo uno dei grandi paesi europei, uno dei grandi paesi del mondo in cui c'è questi dati che sono ormai da qualche anno significativamente orientati verso il basso. E tuttavia rimane quella divaricazione tra i dati, le statistiche e quella che lei chiama all'inizio sicurezza percepita. Il punto è che noi dobbiamo intenderci che questa partita della sicurezza percepita noi riusciamo a vincerla non soltanto se facciamo un sermone contro la sicurezza percepita, non soltanto se continuiamo a dire giustamente dobbiamo insistere sul fatto che è reatica. Il problema è che noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza dentro un'altra visione, e cioè dobbiamo comprendere che l'idea della sicurezza moderna, quella appunto in cui c'è un sentimento forte in cui ognuno si sente fisicamente esposto, è quella di pensare ad una sicurezza che non è soltanto e non può essere vissuta soltanto come un ordine pubblico. L'ordine pubblico è un elemento fondamentale delle politiche di sicurezza ed è su questo importantissimo l'azione straordinaria che fanno le forze di polizia in Italia. Ha fatto bene il prefetto Savina a ricordare quali sono le tradizioni e la storia delle forze di polizia italiane. Nel momento in cui noi dobbiamo affrontare, per esempio, la sfida del terrorismo internazionale, non c'è dubbio che fa molta forza in Italia il know-how delle polizie italiane. Il fatto che qui abbiamo polizie che per decenni hanno contrastato la criminalità organizzata, hanno contrastato il terrorismo interno. Noi siamo l'unico paese. In Europa e forse nel mondo che ha dovuto affrontare negli anni 70-80 un drammatico terrorismo interno e l'abbiamo vinto, cioè non abbiamo pareggiato, l'abbiamo sconfitto. Ma noi abbiamo sconfitto il terrorismo interno non soltanto perché c'è stata l'abnegazione straordinaria di magistrati, di poliziotti, di uomini delle istituzioni che sono stati in prima linea. Non fatemi ricordare la storia degli eroi della lotta al terrorismo italiano. Noi abbiamo vinto quella partita perché la lotta al terrorismo interno è stata una lotta nella quale si è identificata l'unità del paese. C'era l'Italia, c'era il popolo italiano in quella lotta. C'era l'imprenditore, c'era l'operaio, c'era lo studente, tutti sentivano che lì c'era in discussione un pezzo della propria vita. Noi dobbiamo fare un'operazione naturalmente moderna, ma e cioè l'idea della sicurezza nella lotta contro il terrorismo, ma anche nella lotta contro i reati comuni, deve portarci a una visione che, per esempio, voglio dirla nella maniera più banale possibile. Se io penso per esempio a come rendere sicura una piazza, e quando dico sicura una piazza significa che io la voglio rendere sicura sotto tutti i possibili attacchi, dall'attacco della criminalità organizzata, dall'attacco della criminalità diffusa, dall'attacco potenziale di un terrorismo, di un terrorista. Se io voglio tenere una piazza sicura, è importante che in quella piazza ci sia la macchina dei carabinieri, la macchina della Guardia di Finanza, la macchina della Polizia di Stato, che è molto importante. Ma è altrettanto importante che quella piazza sia illuminata. Cosa c'entra l'illuminazione con la sicurezza? È un elemento fondamentale della sicurezza.
E cioè, per intenderci, questo è il cuore della questione, una moderna idea di sicurezza è l'incrocio di più fattori. Perché naturalmente la macchina delle forze di polizia la manda il Ministero dell'Interno, io per fortuna non mando nessuno, perché quelli che mando io non si vedono, quindi da questo punto di vista non ha, diciamo, nessun valore rassicurante, perché quelli che io mando non si vedono. E quindi da questo punto di vista, diciamo, non posso purtroppo rassicurare nessuno, se non con quello che dirò di qui a qualche minuto, ma la visibilità per coloro che lavorano con me non esiste. E l'illuminazione dipende dal sintomo. E quindi noi dobbiamo costruire un meccanismo, la sto banalizzando, ma per dire che una moderna idea della sicurezza sentita dai cittadini nasce da una grande alleanza tra lo Stato nazionale e la realtà locale. È molto importante quello che fa la regione, quello che fa il sindaco. Il generale Aniello ha detto una cosa che può apparire tra virgolette banale, ma banale non è. Se non ho capito male, perché insomma poi vuoi darsi pure che capisco male, ma a un certo punto non ci ha spiegato che si è fatto un accordo con la regione per quanto riguarda l'uso dei mezzi pubblici, diciamo. A un certo punto si è stabilito, se non ho capito male, che dopo un certo orario, diciamo, gli appartenenti alle forze di polizia possono viaggiare, diciamo, gratuitamente sui mezzi pubblici. Non è, tra virgolette, un favore fatto alle forze di polizia. È un modo per rendere più sicuro il mezzo pubblico, ma per farlo in maniera sociale. Perché quello rende in maniera evidente, diciamo, una fascia che è molto importante, la rende ancora più attenzionata. E lo si fa sviluppando un principio di integrazione sociale. E qui c'è il secondo aspetto. Quando parlo dell'illuminazione, lo dico per citare una cosa, ma per fare capire come le politiche di sicurezza sono politiche urbanistiche. Se vogliamo affrontare seriamente il tema della criminalità diffusa e il tema della prevenzione e contrasto al terrorismo, dobbiamo affrontare il tema delle grandi periferie, delle condizioni di vita delle periferie. Quando noi in Europa abbiamo, cioè noi guardiamo Bruxelles, oh, Bruxelles è la capitale dell'Europa, è dove si riuniscono i governi europei, dove c'è il Parlamento europeo, dove c'è la Commissione europea. A Bruxelles c'è un quartiere che si chiama Molenbeek. Ci sono i quartieri della cosiddetta mezzaluna della paura. E il problema che c'è a Molenbeek non è soltanto il tema di una infiltrazione straordinaria del terrorismo, perché non c'è dubbio alcuno che quelli che hanno colpito in giro per mezza Europa, a Parigi, a Bruxelles, sono stati a Molenbeek, stavano a Molenbeek. Il problema che si pone è come è possibile che in un grande centro europeo ci siano periferie che siano assolutamente fuori controllo. Quelli che hanno colpito a Parigi non venivano da Raqqa, non venivano dalla Siria, non venivano da Fallujah, venivano da Bruxelles. E quindi voi comprendete come si pone il problema del recupero. E quindi politiche di sicurezza sono politiche urbanistiche, insomma, il governo di cui faccio parte, insomma, per esempio, quando ha parlato di politiche di sicurezza ha messo 500 milioni di euro per il recupero delle periferie urbane. Voi mi direte, ma che c'entra questo con le politiche di sicurezza? C'entra, è una delle questioni più importanti. Secondo aspetto, politico di integrazione sociale. Una lotta adeguata alla povertà è uno strumento di contrasto altrettanto efficace come il presidio del territorio per quanto riguarda i cosiddetti reati diffusi, quelli più odiosi, come per esempio il furto in appartamento. Perché quando c'è un furto in appartamento io non mi sento di poterlo valutare come un dato statistico, che lo scuso. Perché il furto in appartamento è una violazione forte della intimità. Posso dire a tutti quanti che non dobbiamo considerare il furto in appartamento come, tra virgolette, una cosa importante. È
dire che sono diminuiti i furti è naturalmente molto importante, perché è vero che sono diminuiti i furti, ma io penso che, pur essendo molto importante, non è sufficiente. Infine, un'ultima considerazione e finisco. Se questo è, allora noi dobbiamo comprendere che questa moderna idea di sicurezza deve rendere il cittadino protagonista. Perché l'unico modo per fare passare l'idea di fondo, e cioè che tu non sei un fruitore passivo di sicurezza, perché se sei un fruitore passivo sei sempre permanentemente insoddisfatto, perché i segnali che ti vengono non solo dal territorio, ma quello che tu ascolti sono segnali profondissimi di sicurezza. Noi abbiamo, insomma, io vivo in un ufficio in cui per tante ragioni, diciamo, devo seguire molte cose, per cui io sto permanentemente, diciamo, con la televisione accesa, ma senza volume. Ma insomma, le immagini che passano, diciamo, tra l'altro senza volume, sono ancora più, diciamo, più forti, perché tu vedi soltanto l'immagine. Cioè, ecco, io mi immagino un cittadino normale, che vede quella sequenza di immagini, che vede saltellare, diciamo, l'inviato speciale da Orlando sino a Parigi, e da Parigi poi a Kabul, e da Kabul al Cairo. Il messaggio davvero sconvolgente. Allora tu devi rendere un'idea di un protagonismo attivo di cittadino. Questo è fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, è fondamentale contro la criminalità diffusa, è fondamentale contro il terrorismo. E per rendere protagonisti i cittadini di tutto ciò, tu devi dare il senso, e questo è, a mio avviso, il cuore della questione, che di fronte al tema della sfida, in questo caso il terrorismo, negli altri casi la criminalità organizzata, in altri ancora la criminalità diffusa, viene spesso proposto un ragionamento che a me non convince. E cioè, si dice, vedi, di fronte a questa sfida della insicurezza globale, tu devi scegliere, tu cittadino devi scegliere. Devi scegliere cosa vuoi. Vuoi la sicurezza o vuoi la libertà? Tutte e due le cose tu non le puoi avere. È un errore drammatico. Cioè mettere in contrapposizione in una grande democrazia due principi che sono assolutamente due principi, che sono due facce della stessa medaglia, mettere in una grande democrazia in contrapposizione sicurezza e libertà, non se ne esce più. Perché non c'è dubbio, insomma, guardate, la cosa che mi ha fatto più contento, se voi guardate, diciamo, il sito dell'intelligence italiana, perché l'intelligence italiana c'è un sito, è aperto a tutti, diciamo. Tra l'altro siamo una dei pochi, diciamo, delle poche strutture in cui, insomma, noi abbiamo fatto un tour negli ultimi 3 anni nelle varie università italiane per presentare l'intelligence. Alla fine di questo tour chiedevamo a coloro che volevano, naturalmente con particolari curricula, di fare domanda per poter entrare nell'intelligence italiana. Attraverso il sito. Sono arrivati in 3 anni 8.000 curricula. 8.000 curricula assolutamente straordinari. E l'anno scorso abbiamo fatto una cosa che è una piccola rivoluzione copernicana. E cioè, per la prima volta nella storia dell'intelligence italiana, abbiamo preso 30 ragazze e ragazzi che vengono direttamente dall'università italiana, senza passare dalle forze di polizia, dalle forze armate, che naturalmente godono della mia stima assoluta. Ma non c'è dubbio alcuno che di fronte alla sfida che io sono di fronte ho bisogno di professionalità, che nelle forze armate, nelle forze di polizia, no. Io ho bisogno di persone che parlano l'arabo come parlassero l'italiano, che ascoltano l'arabo e lo capiscono in tempo reale, che siano capaci di capire il dialetto arabo che mi ha detto, perché se no altrimenti che mi serve la tecnologia? Che mi serve poter fare un'intercettazione satellitare se non ho quello che capisce la lingua di quelli che stanno parlando? E non può essere, diciamo, come le strisce di Guareschi, diciamo, no, insomma, non so se vi ricordate, sotto c'era Guareschi, diciamo, che amava moltissimo prendere in giro i comunisti italiani, diciamo,
riferisce al primo degli anni 50, poi qua c'è il presidente che c'era le autostrade degli anni 50, quindi mi sono ricordato di questa cosa, e le strisce erano controordine compagni, no? Siccome Guareschi era fortissimamente un anticomunista, diciamo, nel senso che era convintamente un anticomunista, ma era simpaticissimo da questo punto di vista, le strisce erano controordine compagni, una giornata presidente che pensava che i comunisti seguissero gli ordini ciecamente, qualunque cosa gli venisse ordinato, diciamo, lo facevano indipendentemente dalla se era razionale o non era razionale. E quindi gran parte delle strisce si svolgeva così, che arrivava uno con una motocicletta, fermava di colpo e diceva controordine compagni. L'ordine era XY e non Z1. Una era clamorosa, perché si vedeva delle persone che infilavano della gente nei forni crematori, arrivava a un certo punto uno con la voce che dice no, controllate i compagni, l'ordine era informate i compagni e non infornate i compagni. Allora voi comprendete che noi dobbiamo avere chiaro che quando uno parla al telefono deve essere chiaro che ha detto infornate e non informate, perché se noi capiamo che ha detto infornate e invece ha detto informate, facciamo dei clamorosi errori giudiziari, oltre al fatto che perdiamo tempo. E quindi ho bisogno di quelle cose. Ma stavo dicendo, perché ritorno al sito? Perché il sito c'ha una parola. La parola d'ordine del sito è sicurezza e libertà. Non è congiunzione, è coaccento. Perché sicurezza è libertà. Perché non c'è vera libertà se non viene garantita la sicurezza individuale. Che mi frega se voi mi garantite la sicurezza del mio condominio, io non posso uscire dal mio condominio. Ma è altrettanto vero che non c'è mai una libertà senza una garanzia di sicurezza. Una democrazia che è costretta a scegliere tra sicurezza e libertà è una democrazia già più buona. Posso aggiungere una cosa? È una democrazia che sta perdendo se stessa. E la sfida del terrorismo internazionale è esattamente questo. Per questo io suggerisco a tutti, ma questo lo dico veramente con responsabilità, non voglio fare nessuna polemica politica. Non è mio compito fare polemiche politiche. Mi astengo dalle polemiche politiche da quando faccio questo lavoro. Pure a volte diciamo che avendo voglia di fare polemica politica, ma non lo faccio mai. Per questo va maneggiata con cura la questione della paura. Pensiamoci, uno degli obiettivi dei terroristi è quello: dove arrivo colpisco. Se non riesco a colpire perché c'è un'azione di prevenzione, c'è un'azione di repressione, c'è un'azione di controllo del territorio, io trasmetto la paura. Non vi colpisco, ma vi faccio vivere nel terrore. Noi che siamo i custodi della democrazia, e quando dico noi penso all'istituzione nel senso lato, al governo, al Parlamento, alla maggioranza, all'opposizione, alle forze di polizia, ai presidenti delle regioni, e sì, noi che siamo i custodi della democrazia, dobbiamo impedire che si diffonda una paura, che si diffonda una paura primordiale, perché una democrazia impaurita è una democrazia più debole. È chiaro il problema. Questo è, voi mi direte, ma perché? Perché questo è il cuore delle politiche di sicurezza. Perché il compito dei servizi segreti in Italia è quello di costruire le condizioni per cui la gente non abbia paura. Perché io posso fare le operazioni più complesse di questo mondo, ma se la gente ha paura, le operazioni più complesse di questo mondo mi servono per rassicurare i cittadini. Perché io così contrasto il terrorismo. Così io faccio più forte la democrazia. Perché nel momento in cui c'è una sfida che non ha, è una sfida irriducibile. Quella sfida irriducibile io la vinco soltanto se costruisco, pur nella differenza delle opinioni, e l'Italia è un paese che ha differenza di opinioni, diciamo, non abbiamo uguali, cioè possiamo essere orgogliosi della nostra differenza di opinioni. E tuttavia, pur nella differenza di opinioni, c'è l'orgoglio di sentirsi protagonisti della sicurezza della democrazia, non della sicurezza di tizio, ma della sicurezza della democrazia.
straordinaria di cui parlavo all'inizio è un patrimonio straordinario. Più c'è insicurezza globale, più noi dobbiamo pensare che l'antidoto alla insicurezza globale è una democrazia che funziona. Una democrazia che funziona produce sicurezza. Una sicurezza che funziona difende la democrazia. Grazie. Illuminiamo la sicurezza, ed è quel rapporto che deve esserci tra le forze dell'ordine e gli enti locali che può dare maggior sicurezza. Io farei un velocissimo, un secondo giro di domande, proprio puntando su questo elemento che ci porterà a una naturale conclusione di questo dibattito, e riguarda un particolare patto tra regioni, comuni, prefettura, sull'utilizzo, sarà poi il governatore a dircelo, a spiegarcelo bene, di una quantità enorme che ho scoperto c'è in Abruzzo di telecamere, pubbliche e private, 10.000 telecamere esistono in Abruzzo. Ma prima di arrivare a questa naturale conclusione, vorrei ridare la parola velocemente al generale della finanza, se ci può spiegare questo rapporto che finanza ha con i comuni. Senz'altro, nel frattempo ho avuto occasione di leggere un messaggio da parte del generale Toschi, il comandante generale, il quale mi ricorda di dire, ricorda a tutti che sono teatino, lo faccio volentieri. Però ha detto che è sulla Abruzzese, ora è un buona sapore che ci prefugge, sto scherzando. Allora, il là che mi dà il nostro moderatore è veramente appropriato. Il sottosegretario ha detto chiediamo ai sindaci di illuminare le piazze. Noi dal nostro punto di vista, di quello della sicurezza economica, abbiamo chiesto ai sindaci di inviarci segnalazioni qualificate. Forse non tutti sanno che c'è una legge di qualche anno fa che ha consentito agli enti locali, se concorrono in modo fattivo a segnalare fatti indice che siano espressivi di capacità contributiva, e dopo questa segnalazione, dopo questa illuminazione, diciamo, per usare la stessa metafora, quel fatto indice viene concretizzato in un'operazione di accertamento e quindi di riscossione, parte di quanto è stato riscosso va a finire direttamente nelle casse dell'ente locale e quindi aumenta la sicurezza economica, nel senso che aumentano le entrate locali che possono poi essere versate a favore della collettività. Questo è un esempio lampante. Il signor Sindaco ricorderà che a novembre, tra le tante sedi che abbiamo percorso per ricordare questa normativa, c'era anche quella di Pescara. Vi abbiamo chiesto di essere più coraggiosi, perché qui ad esempio nella regione Abruzzo di queste segnalazioni se ne vedono poche e di poco qualificate, mentre una simile esperienza nel nord Italia è molto più profittevole dal punto di vista delle entrate tributarie. Ma non solo il comune, anche con la regione. Ad esempio la regione ha in mano in questi giorni, in questi mesi, un potentissimo strumento di irrogazione e irrigazione del territorio attraverso i fondi comunitari, i fondi strutturali, ma non solo i fondi strutturali, i fondi agricoltura, i FES, e noi siamo in continuo e stretto contatto con la regione, perché la regione ci alimenta di alert di rischio, in modo che noi questi alert di rischio li possiamo immediatamente rimbalzare nelle nostre competenze economiche e vedere tutti i casi di mala gestione, per vedere se ci sono stati, che ci sono in modo quasi automatico, si realizzano, si possono scoprire imprenditori che cercano di sfruttare al massimo questi flussi finanziari per realizzare cose che non vengono affatto realizzate. E con la regione siamo impegnati proprio per dare ancora esempi di questa collaborazione anche sul fronte della spesa sanitaria. Ci facciamo indicare, tra l'altro, la regione che sta rientrando veramente a sprombattuto
consigliato, dal quale uscirà senz'altro tra poco, ma anche, e quindi chiediamo collaborazione, perché abbiamo bisogno di avere anche qui gli alert di rischio che fanno registrare gli scostamenti dagli standard nazionali. O ancora altri esempi con le università. Alle università, proprio ieri è stato rinnovato l'ultimo protocollo d'intesa con l'Università di Teramo, al quale chiediamo di metterci in contatto immediato con gli studenti, perché da lì che possiamo scoprire tante manifestazioni di illegalità, degli affitti in nero, nella denuncia di patrimonialità assolutamente al di sotto di quelle vere. Per poi parlare da ultimo, viviamo in una regione dove abbiamo purtroppo il cratere sismico che caratterizza e condiziona il vivere sociale di tutta la popolazione abruzzese, e lì la Guardia di Finanza, che è un aspetto anche questo della sicurezza economica, è in continuo contatto con gli enti locali, è in continuo contatto con le strutture commissariali che esistono nel cratere sismico, e in continuo contatto anche con la magistratura sia ordinaria che contabile per scoprire preventivamente tutti i casi di mala gestione. Quindi sono stato veramente veloce, però per significare che questa alleanza di cui parlava benissimo il nostro sottosegretario continua, deve essere una illuminazione costante di tutto, degli aspetti della sicurezza concreta sul territorio e anche, mi permetto di dire, della sicurezza economica, perché poi le risorse per attuare la sicurezza concreta sul territorio alla fine derivano dopo aver aumentato la cosiddetta base imponibile. Grazie. Grazie generale. Il sottosegretario che mi ha dato spunti per i prossimi 10 anni a proposito della politica della parete. Perché è giusto usare questo termine? Qualche anno fa, non mi rivelo chi, ma d'accordo con un questore illuminato, organizzavamo delle giornate di controllo in un determinato territorio, in modo che io dessi l'idea di questa immagine della presenza di forze dell'ordine, con paginoni di foto, e la sicurezza tra i cittadini si diffondeva. Faccio questa domanda prendendo spunto invece da un post che ho letto oggi, a volte Facebook è utile, di qualcuno che mi faceva notare che, per esempio, che la ormai terza città d'Abruzzo, che d'estate rischia di diventare la seconda, che è Montesilvano, nel periodo estivo non ha ancora un posto fisso di polizia. Quindi quella politica dell'apparire che tanto utile è, in quel caso fallisce. Noi abbiamo una città, per intenderci, di oltre 50.000 abitanti d'estate, se non 60-70.000, che non ha un posto di polizia, cioè ha una struttura di paesino. Allora, generale Augusto, chiedo, in base anche a quella sua esperienza di Napoli, eccetera, cioè quell'esperienza che l'ha formata, che le ha creato le basi per lavorare all'estero, da cui attinge, quanto è importante, senza entrare nel particolare delle città, quanto è importante l'apparire per dare sicurezza, quanto è importante la presenza di forze dell'ordine sul territorio. Non dico, scusate questa ultima battuta, la banda del torchio, perché siamo pochi, quindi dobbiamo girare intorno ad un... ma è importante appunto apparire per dare sicurezza. Se intendiamo quello che abbiamo detto, apparire, esserci, essere presenti, noi appariamo moltissimo, abbiamo molta esperienza, perché la capillarità è la forza della nostra istituzione, ma come noi anche altri, il Corpo Forestale dello Stato, che sta per essere assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ha una grande capillarità. È indubbio che questa presenza in determinate realtà qualifica il rapporto con la gente e fa sì che cresca il sentimento di sicurezza, che è l'unico modo per poter affermare legalità. In alcune esperienze di vita, l'ultima, qui in sala c'è il comandante della regione Carabinieri, generale Sinmarco, con il quale ho condiviso una parte della mia esperienza in Sardegna, ho apprezzato come in 36 km di strada ci fossero 6 presidi
da Orotetti a Ollolai, che era una realtà della Barbagia Sarda, 6 comandi di stazione e 36 km. Eppure la popolazione di quei luoghi in alcuni casi superava se non le 300 unità. C'era una stazione dei carabinieri. Aveva un significato. A Orgoso, una città ostile che ha segnato pagine di storia della nostra Italia e anche dell'arma dei carabinieri, dove c'è un commissariato di polizia, dove c'è una stazione dei carabinieri. Bene, ci odiamo, ma il giorno in cui dovremmo chiudere la stazione perché c'era da fare dei lavori semplicemente di ristrutturazione, la gente rivendicava la nostra presenza, perché era garanzia per il cittadino, era garanzia per le persone oneste, era sicuramente un deterrente per i furbi, per tutti coloro che sicuramente avrebbero approfittato di quella particolare condizione. Ora, esserci è importante, ma io penso che la cosa più importante, al di là dell'apparire, sia poter condividere quel momento in mezzo alla strada, in Liguria. Ricordo che dopo 3 anni la gente ai posti di controllo era stata abituata a fermarsi abbassando le luci della macchina, accendendo le luci dell'abitacolo e ponendosi ai nostri occhi in modo sicuro, perché la sicurezza è necessaria anche per noi. Quindi io ritengo, concludendo, che alla fine noi dobbiamo lavorare moltissimo su questo dialogo con la gente. Qui questa sera mancano i giovani, come dicevo poco fa, mancano gli studenti, manca la vera linfa sulla quale noi dobbiamo lavorare, ed è anche giusto che si parli prima fra adulti e poi si vada a parlare con loro. Sono due momenti diversi, come in famiglia, i genitori parlano tra loro, poi parlano con i propri figli e a loro si aprono in un certo modo. Io ritengo che questo nostro modo di esserci come forze di polizia sul territorio sia molto valido, ma lo sarà soltanto nel momento in cui realmente ci sarà una condivisione di quello che si fa. È stato detto questa sera in tanti modi da ognuno di noi, è qualcosa che si avverte più che mai come necessario. Non può esserci sicurezza se non c'è fiducia, non può esserci sicurezza se ad un semaforo io attraverso la strada, scusate se banalizzo il discorso, e vedo che io sono fermo al rosso e l'altro fa 5 metri e attraversa la strada, il vigile, il carabiniere, il poliziotto deve punire il furbo, altrimenti è inutile parlare. Quindi il rispetto delle piccole cose, abbiamo detto illuminiamo le piazze, facciamole in modo sano, edifichiamo questa sicurezza in senso lato, facciamo sì che ci possa essere un rapporto di fiducia tra l'amministratore, il poliziotto, il cittadino, il giovane, chiunque. È su questo rapporto che dobbiamo far crescere la nostra Italia. Allora forse potremo riscoprire, e mi ricollego a quello che ho detto prima, quei valori che non ci accorgiamo che abbiamo lì in tasca, nel cassetto, e che ci fa sentire più forti e più belli degli altri, e non inferiori agli altri. Grazie. 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 Dice il generale Seri Marco, mi è capitato di raccontare sul giornale a Chieti, la zona dove lavoro, di un eccezionale lavoro semplice che stanno facendo i carabinieri contro un reato odioso che è quello delle truffe contro i danni degli anziani. Gli anziani fanno in casa con l'esca della telefonata, eccetera. Allora, ho fotografato i carabinieri la domenica all'uscita delle chiese, dei paesini, dell'introterra dell'Alto Vastese, ad incontrare la gente a spiegare loro come difendersi da quel tipo di truffa. Veramente bello come sistema di esserci. Gino Savino, facciamo una domanda semplice, io ero con una persona che a me è il mio regalo. Era un procuratore della Repubblica che di fronte alla necessità di dover organizzare una scorta per essere protetto in un particolarissimo momento dove probabilmente hanno subito una minaccia, espose con un segnale particolarissimo. Lui, questo procuratore, una mattina si svegliava, rinunciava all'autista e camminava in
Franco a piedi da Francavilla fino a Pescara, arrivava in procura e diceva alla fine questa frase: le mie guardie del corpo sono i cittadini che incontro ogni mattina e mi salutano, mi fanno veramente sentire sicuri. Diceva Michele prima, la sicurezza non si può delegare solo alle forze dell'ordine, occorre che ci sia una cultura della sicurezza, è vero? È assolutamente vero e credo, tu prima hai parlato, il poliziotto sia anche sociologo, io dico tutti i poliziotti, tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sono un po' psicologo, un po' sociologo. Io credo che a cavallo del 2000 le forze di polizia nazionale hanno iniziato per primi a teorizzare di percezione di insicurezza. È stato il momento in cui in Italia è nato il poliziotto e il carabiniere di quartiere, poliziotto e carabiniere di quartiere che non sono la pattuglia che fa tirapina, sono una pattuglia che esce, che cammina per strada, che si presenta al negoziante, che mette insieme, fa relazione sociale, che dà senso della presenza dello Stato e tenta di mettere in relazione una parte della società. Ma già nell'anno 2000 è stato avviato quel percorso, visto qua degli appartenenti all'AMS, la nostra associazione dei pensionati, ma anche di quelli dell'Arma dei Carabinieri, che in molte parti del territorio nazionale, in un rapporto di sinergia, in un rapporto di creare rete, di creare sicurezza, abbiamo utilizzato, perché il volto dell'anziano è credibile, per parlare a cittadini proprio a proposito di fare prevenzione dalle cuffie agli anziani, che è un argomento delicato. L'Italia sta invecchiando, è un fatto storico, abbiamo fatto tutti quanti pochi figli, l'Italia è, ci sono alcune regioni italiane, più regioni italiane che sono, c'è un'altissima percentuale di pensionati. La criminalità ha osservato questo e quindi è facile colpire, rientra la cosiddetta fascia debole. Allora, come arrivare? Come parlare e sfruttare i nostri pensionati, quelli dell'arma, il carabiniere o il poliziotto di quartiere? Ancora i poliziotti, i carabinieri di più giovani per andare a parlare nelle scuole, il collega dell'arma Luigi Robusto parlava i giovani, ecco, se noi non facciamo, non buttiamo a salto l'educazione delle carte dai giovani, dai giovanissimi, l'età migliore andrà a parlare ai ragazzi delle scuole medie inferiori, che cioè hanno 11-12 anni, però ci vuole il poliziotto, il carabiniere giovane che riesce con un linguaggio, con lo slang a parlare, a colpire, a spiegare cos'è la legalità. Utilizzare le guardie giurate che fanno un lavoro di vigilanza, per esempio negli istituti bancari o di alcune aziende private, perché se vedono una segnalazione di irregolarità possono segnalare la sala operativa. Pensate che in una città come Milano nacque questo progetto, mille occhi per la città, perché c'erano 500 guardie giurate in ciascun momento in servizio. Se loro gli abbiamo dato un areato di collegamento, anche se vedono una situazione di illegalità la potremmo comunicare. Tutto questo per dire che la partecipazione, che la sicurezza, quella importante, quella primaria, tocca quella del terrorismo, quella che è da organizzata, tocca all'alta professionalità, ai magistrati, alle forze dell'ordine. Ma poi c'è una sicurezza secondaria, una sicurezza terziaria, su quella ciascun cittadino è chiamato a intervenire. E le forze dell'ordine per prima, proprio per vanificare la percezione di sicurezza, sono quelli che si sono attivati per costruire quella rete di sicurezza. Tutti quanti assieme possiamo avere un paese più sicuro. Grazie. Con il sottosegretario Giannini, quindi con il governatore, cito il racconto di quando il governatore iniziò a fare il sindaco a Pescara. Allora facevo cronaca a Pescara, e questo suo impegno, questa sua ostinazione nel curare le periferie, nel ridare identità alle periferie, persino il cartello stradale a Rancitelli, Villa del Fuoco, adesso è esposto, posso dire che anche quel lavoro servì certamente a ridare una percezione di sicurezza, a illuminare la piazza e le periferie, e rilancio la palla al sottosegretario Minniti per una conclusione velocissima e poi al governatore per firmare quel patto particolare. Quindi, voi parlate.